Attività fisica all'aperto d'estate? Certo che sì, ma con le dovute precauzioni. Io adoro allenarmi all'aperto, soprattutto in questo periodo, ma soffrendo di pressione bassa devo valutare bene a che ora allenarmi, il giusto modo di idratarmi e l'abbigliamento da indossare, che ovviamente d'estate deve essere leggero. E l'orario in cui ci si allena può influenzare molto la nostra performance in questa stagione. L'attività sportiva andrebbe evitata negli orari di maggiore caldo e sarebbe meglio optare per i momenti più freschi della giornata, ovvero la mattina e le ore serali, quando cala il sole. Allenarsi nella stagione estiva ha i suoi benefici e sarebbe sbagliato pensare che ci siano solo controindicazioni. Per esempio, i muscoli mantenuti caldi vanno incontro con meno frequenza a strappi e contratture, in quanto non risultano rigidi come succede durante gli allenamenti invernali. Aggiungo anche, per esperienza personale, che praticare sport al caldo aiuta a bruciare più calorie perché, aumentando la temperatura interna, si ha necessità di maggiore sforzo per riportarla ai valori di temperatura normale. Anche l'apparato cardiorespiratorio è soggetto a un lavoro con maggiore utilizzo di energia e di calorie bruciate. Perciò, è importante seguire semplici regole che però sono fondamentali. Beh, la prima l'abbiamo già puntata e riguarda gli orari migliori della giornata. Poi dobbiamo ricordarci di rimanere idratati bevendo almeno 2 litri d'acqua al giorno. Ricordarci anche di mangiare alimenti vegetali, freschi, che non appesantiscano il corpo. Io, per esempio, ne consumo molti di più col caldo e con più gusto. Assumiamo, se ne sentiamo la necessità, un integratore di sali minerali. Io li alterno secondo un mio regime nutrizionale. Ci sono integratori di vitamine e sali minerali che assumo solo nei giorni in cui pratico sport. E infine la regola più semplice di tutte, che è quella che mettevamo in pratica anche da bambini quando giocavamo in cortile. Rinfreschiamoci ogni tanto con l'acqua. E se ne abbiamo la possibilità, pratichiamo qualche sport acquatico. Ma attenzione, perché la cosa più importante, e mi raccomando, è non straffare mai. Abituiamoci ad ascoltare il nostro corpo, che conosce da sempre ciò che è giusto per noi.